Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Siamo all'appuntamento del mercoledì con il dottor Ceccarelli, Doctor Formula 1. E dopo l'approfondimento che abbiamo fatto la scorsa settimana sulla Mental Gym, abbiamo pensato di andare a scoprire un po' che cos'è Formula Medicine, questo centro specializzato che è in grado di far crescere e sviluppare piloti giovanissimi che arrivano dal mondo del kart fino ad arrivare al mondo della Formula 1. Ciao Riccardo. Ciao Franco, ciao, allora benvenuti a tutti in Formula Medicine. Sì, noi ci piacerebbe oggi dare un po' un'immagine d'insieme di Formula Medicine e per poi magari nei prossimi incontri affrontare alcune tematiche specifiche. Quindi oggi ci piaceva far vedere cosa c'è dietro le quinte di una normale giornata di attività in Formula Medicine. E ti farò anche una sorpresa ora. Comunque ti faccio vedere l'ingresso, questo è il nostro ingresso, con delle fotografie storiche dei piloti che hanno vinto la loro prima gara quando erano assistiti a noi, Vettel, Massa, Trulli, Kubica e Alonso. All'ingresso c'è Martina che si occupa di logistica, in questo momento è impegnatissima perché stanno per ripartire le gare, c'è Daytona. E quindi lei gestisce circa 60 persone che vanno in giro per il mondo. Qui, come vedi, l'ingresso è un po' museale, perché alla fine è un museo. Io ho iniziato la mia attività nel 1989 in Leyton House e qui ci sono un po' tutte le mie divise che passano attraverso la Ferrari, la Minardi e poi la Toyota. E poi qui c'è una fotografia storica, questa qua, che troneggia l'ingresso. È quando nel 1989 ebbi l'occasione di conoscere e allenarmi con Senna, oltre che con Martini e Guglielmin, e quindi è un po' la fotografia che un tributo a Senna, che oltre ad essere un grande pilota, era una grandissima persona. Sempre continuando il museo, a parte le divise di McLaren e Lotus, abbiamo anche un po' di tute, la tuta storica di Nicola Larini quando fece secondo, purtroppo, in quel Gran Premio in cui Senna perse la vita, e poi abbiamo quella di Verstappen, di Giovinazzi, di Gasly e di Ricciardo. E poi ecco la sorpresa: facciamo finta che sia arrivato oggi un pilota importante da noi. Noi lo accompagniamo negli spogliatoi e questo pilota importante trova il suo armadietto. In questo caso, eccolo là, il pilota importante. Ha Tale Franco Nunes, che ha ha. avrà a disposizione la divisa, cos'è, extra large per la panza o Direi proprio di cosa sì, caro facciamo, Franco? Riccardo. Extra large. Va bene, allora Franco è arrivato, si è cambiato e lo portiamo su a cominciare l'attività. Quindi ripassiamo dall'ingresso. Sulle scale cerchiamo di far vedere anche la nostra storia. Vedi, ci sono dei pannelli qua che fanno vedere dall'inizio, dal 1989 ad oggi, tutti gli aspetti topici. Tra l'altro, qui invece sulla sinistra c'è, alla mia sinistra, questo è storico. È quando nel 2006 tutti i team e tutti i piloti ci incaricarono di occuparci della sicurezza ai test di Formula 1, che era un aspetto che io scoprii molto critico, e qui i piloti nel 2007 ci ringraziarono ufficialmente con questa lettera e con questo poster per il lavoro che avevamo fatto. Siamo ancora i responsabili di tutta la safety e test, dopo tanti anni siamo ancora lì, abbiamo seguito più di 20 circuiti, 147 test, quindi diciamo che quando Franco viene qua cerchiamo di fargli percepire che dietro c'è tanta storia, che vuol dire tanta esperienza, e in più ovviamente c'è un benvenuto. Quando il pilota arriva, ecco, benvenuto Franco in Formula Medicine. Ti riconosci? Ma sembra qualcuno che conosco, sì. Grazie del benvenuto. È quello che ogni pilota che entra qui si deve sentire a casa, e quindi ecco il benvenuto. Come vedi qui nella bacheca ci sono anche la racchetta di Sinner, la spada di Luigi Samele, di quando ha vinto la medaglia d'argento, ci sono i ringraziamenti della nazionale canadese. Quindi, quando Franco arriva su in cima alle scale,
ha già percepito che c'è. Devo dire, Riccardo, che fa un certo effetto. Per uno che non conosce la realtà di Formula Medicine, entrare in questo mondo ti porta a scoprire subito qual è l'ambiente nel quale si dovrà andare a lavorare. Poi c'è anche qualcosa di moderno, ad esempio qua, queste qui sono le bacheche destinate alla celebrazione delle ultime gare di Formula 1 di Ricciardo e di Sebastian Vettel, che mi toccò fare anche un giro di pista, qui la mia faccia trafelata dopo un giro di pista di corsa, e ti non giuro lo che è dire, stata dottore, perché tu che profetizzi la preparazione fisica e mentale, se vai in crisi dopo un giro di pista diventa un problema. Ma perché era caldo, era caldo. Ah, era caldo, giusto. Ma usciamo da questo argomento, perché sennò mi metti in crisi. Ti faccio vedere un po' la palestra. In questo momento in palestra abbiamo diversi piloti che stanno preparando la loro stagione. C'è Grégoire Saussy, svizzero, che correrà la sua seconda stagione in Formula 3, che vinse il Formula Regional un paio di anni fa. Questo ragazzino è uno spagnolo che corre nella Mini, nel go-kart, Manu Miguez, che corre con Parolin. Qui abbiamo Gabriele Mini, che i nostri spettatori penso che conoscano, che quest'anno debutterà dopo aver vinto nell'italiano in Formula 4, aver fatto secondo in Formula Regional, debutterà in Formula 3. Questo non lo riconosco nemmeno io. Chi è? Ah, è Hugh Barter, australiano, che si sta preparando anche lui per la stagione. Lui viene dal secondo posto nel campionato spagnolo di Formula 4, però non possiamo dire ancora, non è ufficiale dove correrà, però sappiamo che... Ecco, molto interessante l'immagine che ci hai fatto vedere, perché mostra la preparazione l'allenamento del del collo. collo, sì, esatto. E abbiamo Martinius Stenshorn, corretto, Stenshorn, che anche lui viene dalla Formula 4 italiana, però non sappiamo bene ancora dove correrà, però sappiamo, anche questi ragazzi ormai possono fare solo comunicati ufficiali, quindi sappiamo che correrà l'anno prossimo, però non è ancora ufficiale dove correrà. Flavio è il preparatore atletico che li sta assistendo, insieme a Matteo che sta assistendo i ragazzini di go-kart, quindi come vedi ci sono tutte le fasce di età, dagli 11 anni fino a sopra i 20 anni. La palestra mentale la conosciamo già, però andiamo a rivederla. Vedi, per noi quello che è importante, per chi non conosce bene Formula Medicine, la palestra mentale e la palestra fisica hanno le stesse dimensioni e si lavora al 50% lì e il 50% qua, nella palestra mentale. Abbiamo Alessandro, il preparatore atletico, che si sta occupando di Jack Beaton, australiano, che anche lui viene dalla Formula 4, quindi un altro giovane promettente, e che farà, penso, Formula Regional, dovrebbe essere. Ah, ok, Formula 4 italiana e Formula 4 asiatica. Qui abbiamo Alice, che ormai è conosciuta. Ah, questo è il test degli oggetti, questa è una novità, un test che abbiamo introdotto da poco. E abbiamo, ora li disturbiamo, ma tanto noi dobbiamo portarli fuori dalla zona comfort. Abbiamo Rashid di Abu Dhabi, Rashid Alderi, ma in realtà ormai parla più romano che arabo, perché il suo tutor è un ex pilota di Roma, Fausto Ippoliti, e quindi ormai ha preso lo slang romano. E abbiamo Federico Caricasulo, che corre invece in moto nella Super Sport. In questo momento loro devono rimanere molto concentrati su quello che fanno e noi li stiamo distraendo, perché devono imparare anche a stare fuori dalla zona, a lavorare fuori dalla zona comfort. Questo è un aspetto importante, Franco, perché è una cosa che noi diciamo sempre ai nostri atleti, ai nostri clienti: se te vai a imparare una tecnica di rilassamento, il paradosso è che te la insegnano in un ambiente sterile, in un ambiente senza rumori, ti mettono in una zona comfort per insegnarti una cosa antistress, tipo mindfulness, yoga, meditazione. Noi, anche noi all'inizio insegniamo in una situazione di comfort, ma poi queste tecniche le devi applicare
quando sei sotto pressione, quando sei in competizione con qualcun altro, quando c'è qualcuno vicino a te che parla e ti disturba, quando ci sono rumori. Anzi, ti faccio vedere, seguimi, ti faccio vedere proprio, abbiamo dedicato a questo proposito una stanza dedicata proprio a portare le persone fuori dalla zona comfort. Sto presentando un po' tutta l'equipe, dietro la telecamera il regista è Cinzia Della Latta, che si occupa della struttura, dell'aspetto estetico della struttura e anche della comunicazione dei social. Allora, con Cinzia facciamo una piccola pausa qui, facciamoci affacciare nella stanza dei simulatori. La stanza dei simulatori è stata concepita anche per far vedere la ricerca, quindi per far vedere che dietro a tutto quello che i piloti fanno c'è una ricerca che parte dal 1989, anche se non mi riconosci, sono io, Franco, e sono stati fatti i prelievi di sangue prima e dopo le gare, il primo cardiofrequenzimetro, che era una cosa, una patacca enorme, sulle cinture di sicurezza di Ivan Capelli. Quindi al pilota gli facciamo percepire che dietro c'è tutta una ricerca, dove noi possiamo vedere Mika Salo, Trulli, Alonso, Kubica, Vettel, la risonanza magnetica funzionale, lo studio sul cervello, l'importanza dell'economia mentale per gestire le emozioni, che poi al pilota, dopo che ha imparato nella mental gym, gli facciamo riprodurre le stesse sensazioni mentre guida il simulatore. Vedi che ci sono due schermi. Uno schermo serve per il simulatore, ma il secondo schermo serve per vedere quanto sta consumando, il suo consumometro, perché deve imparare a essere economico, a eliminare tutto il superfluo, i pensieri superflui, e quindi lui mentre guida vedrà qui sopra quanta benzina sta consumando. Quindi deve imparare ad andare forte, ma consumare poco, un po' come succede nei motori quando gli ingegneri cercano di non perdere prestazioni, ma di renderli più efficienti e più economici. Allora, ti porto nella stanza nella stanza dove portiamo le persone fuori dalla zona comfort. Ecco, questa, come vedi, si chiama la stress room e un po' riproduce l'ambiente delle corse, perché gli psicologi stanno sul muretto dei box, che è questo qua dove mi trovo adesso, e comandano tutto, e qui vedete la vittima, ovvero il pilota, l'atleta, si siede su questa poltrona e deve fare dei test mentre io sopra gli riproduco distrazioni, rumori, confusione, di modo tale che cerco di ostacolare la loro performance, ma loro devono mantenere una focalizzazione, un'attenzione, una concentrazione estrema per non perdere di efficienza cerebrale, mentre tutto intorno gli creiamo tanta confusione. Quindi, proprio perché per noi è importante imparare a lavorare fuori dalla zona comfort, altrimenti la prima volta che ti trovi in difficoltà non sai che tecniche utilizzare. Tra l'altro, questa stanza, Franco, la usiamo anche per la ricerca. Infatti, te vedi, ci sono dei grafici, perché dopo ti presento, ti faccio vedere un attimo cosa stiamo facendo di ricerca. In quest'altra stanza, questa è già un'altra stanza, questa è veramente dedicata alla ricerca, ovvero questo simulatore è interamente dedicato a testare nuovi strumenti per monitorare il pilota, quindi nuove fasce, ignifughe, la possibilità di mettere l'elettroencefalogramma nella balaclava, la possibilità di prendere la pressione arteriosa tramite un auricolare durante la guida. Sono tutte cose che noi testiamo, sperimentiamo, prima o poi di portarle direttamente alle gare, perché quanti più dati, è come la telemetria della macchina, più dati del pilota riesco a prendere, più riesco anche a capire come bisogna allenare, quant'è lo stress, l'entità dello stress, quanto è importante l'aspetto mentale, l'aspetto fisico. Qui vediamo in questa stanza il nostro ricercatore, Claudio Iacono. Lui è collegato con un istituto universitario, noi siamo collegati insieme a lui e stiamo portando avanti una ricerca sul l'elettroencefalogramma. Noi, la nostra missione, nella palestra mentale ci sono già degli algoritmi che ci dicono quanto uno riesce a entrare in uno stato di meditazione, quanto uno riesce a entrare invece in uno stato di economia mentale. Misuriamo l'engagement.
con Claudio stiamo cercando di andare più in profondità e trovare altri algoritmi. Non so se lo faccio parlare, se senti, perché il microfono è qua giù, ma cosa stai cercando in questo momento, Claudio? Sto cercando di utilizzare diversi dispositivi per andare a capire quali possono essere gli algoritmi migliori da applicare poi anche in mezzo al gym e di conseguenza, insomma, per il lavoro che facciamo qua dentro. In pratica, dalle onde cerebrali noi cerchiamo di tradurle in algoritmi che ci dicono quanto un pilota è stanco, oppure l'ansia, cercare di decifrare le onde elettriche per trasformarle in un numero che mi dice l'entità del tuo stato d'animo a seconda delle varie emozioni che vogliamo cercare. Assolutamente, esatto. E Claudio tutti i giorni è qua anche a sviluppare nuovi strumenti più piccoli, perché la nostra, perché ovviamente non possiamo mettere in macchina una cosa del genere, però una piccola fascettina collegata a un piccolo strumento, un domani potremo metterlo direttamente in macchina. In quest'altra stanza invece abbiamo due personaggi. Abbiamo Matteo Bartalucci, collega, che si occupa anche, come si vede in quel quadro lì, di Alfa Tauri, uno dei due medici dell'Alfa Tauri, e Yoshi Omura, che è l'ingegnere elettronico, è ex gentleman driver, viene anche lui dall'ambiente delle corse, però è il nostro referente per gli sviluppi di elettronica, quindi noi sviluppiamo algoritmi, software, ma questo ad esempio è uno strumentino piccolo che è stato costruito da Yoshi per collegare i parametri corporei che vengono ricevuti via Bluetooth direttamente al data logger della macchina. Quindi con questo noi, con un sistema, con una fascia ignifuga e con uno strumento apposito da mettere sulla fascia, possiamo mandare i parametri del pilota dentro un piccolo data logger che si collega a sua volta con la macchina, e quindi possiamo andare ad analizzare i parametri del pilota insieme ai parametri della macchina. Quindi è uno studio che stiamo facendo soprattutto per le gare di endurance, per vedere quando, magari avendo i dati in diretta, quando il pilota è più stanco. Quindi c'è tutto uno studio dietro, una ricerca finalizzata a analizzare il più possibile i dati che vengono dal pilota per poi poter capire come andare ad allenarlo, perché quello che poi non, quello che non riesci a misurare non lo puoi neanche allenare, non lo puoi verificare. E più case automobilistiche ci chiedono di fare questo, proprio perché anche in una 24 ore magari puoi intuire quando il pilota sta cominciando a perdere performance per stanchezza e sostituirlo e fare il cambio. Quindi è molto importante anche per la strategia, però questo potrà essere applicato a tutte le categorie, dal go-kart alla Formula 1. La sicurezza. Giustamente Matteo fa notare che tutto questo serve anche per la sicurezza, perché c'è la possibilità anche di visualizzare l'elettrocardiogramma volendo, quindi può essere uno strumento anche, quindi, Riccardo, per la sicurezza. Il medico domani diventa un elemento del virtual garage. Esatto, il medico in questo caso diventa una pedina anche della strategia di gara, perché interfacciandosi con gli ingegneri, di dare la sua opinione sullo stato di performance, di capacità di performance di quel momento del pilota. Sai benissimo, ora ci sarà tra poco la 24 ore di Daytona, sai benissimo che di notte si cerca anche di arrivare a fare tre stint di seguito sono più di 3 ore di guida, perché gli altri piloti possono dormire e si evita la perdita di tempo del cambio pilota. Però se il pilota in quel momento ha un calo di performance, l'ultimo stint magari è inferiore alle aspettative. Quindi la nostra idea è quella di andare a intercettare prima questo stato di stanchezza, prima che avvenga. Anche perché spesso e volentieri magari degli errori avvengono proprio in quella fase, degli errori che possono compromettere la gara avvengono proprio in quella fase. Quindi c'è tutto un lavoro per cercare di prevenire questo genere di errori. Andiamo, salutiamo Yoshi. Tra l'altro, con Yoshi e con Matteo stiamo lavorando anche ad altri progetti, che non è soltanto il motorsport, anche progetti sui militari, che non possiamo andare a definire in dettaglio i nostri partner e gli obiettivi, però il concetto è sempre lo stesso.
monitorare i militari durante esercitazione, durante azione, per vedere, per quantificare lo stress, l'impegno, eventuali problematiche. Quindi c'è tutto uno studio dietro che può essere applicato anche su piloti di aereo, piloti di elicotteri. Quindi c'è un lavoro che è poi replicabile in tante altre discipline, e già abbiamo tante richieste su questi aspetti. Andiamo in un'altra stanza e abbiamo l'altro medico che insieme a Matteo, Lorenzo Raffo, che si divide con Matteo nella gestione della parte medica e anche di allenamento in Alfa Tauri. Tra l'altro, tanto per darti un po' un'idea della diversificazione della nostra attività, in questo momento c'è il nostro responsabile Simone, preparatore atletico, che è a Faenza a allenare i meccanici dell'Alfa Tauri, con coordinato proprio da Matteo e da Lorenzo, e c'è un altro allenatore invece che è ad allenare la pit stop crew del team Trident nella loro sede vicino a Milano. Quindi contemporaneamente noi siamo anche, così come abbiamo uno psicologo a Bordighera in questo momento a lavorare con i tennisti dell'Academy di Riccardo Piatti. Quindi mentre c'è attività qui, c'è tanta altra attività che fa sempre capo a qui, con altri professionisti. Il ruolo di Lorenzo Raffo è, oltre a coadiuvare questi, a coordinare queste attività insieme a Matteo, è più specifico sulla nutrizione. Lui è il nostro nutrizionista, è quello che si occupa di studiare la nutrizione per i piloti, per gli altri atleti, per i meccanici. E quindi, come vedi, qui dentro noi cerchiamo di avere uno specialista per ogni settore, perché purtroppo nel motorsport la figura del tuttologo, come ho già detto tante volte, è troppo ancora frequente, mentre invece noi cerchiamo, io so che hai già fatto un ottimo lavoro in Alfa Tauri sull'alimentazione, però anche lui è sempre alla ricerca di nuove cose. Facciamo anche ricerca, ad esempio ora che c'è questo progetto sull'integratore. Sarò su a fare poi i test per la bioimpedanziometria. I ragazzi non sono felicissimi, però a misurare la massa magra, la massa grassa, la massa muscolare. E ogni anno facciamo diversi check durante l'anno per vedere il loro trend. Niente di così ossessivo, però qualcosa per dare un controllo e un indirizzo. È sempre la stessa filosofia: essere innovativi, cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, e misurare, perché se non hai numeri non puoi fare un progetto, un programma. Quindi dopo questi test qualcuno gli verrà detto: guarda, devi perdere 1 o 2 chili, qualcuno gli verrà detto: guarda, devi aumentare un po' la massa muscolare, devi allenarti. Quindi è un po' il punto di partenza che poi verrà monitorato durante la stagione. Tra l'altro poi alle gare, oltre a Matteo e Lorenzo, ci saranno anche Andrea e Israel, due fisioterapisti, che aiuteranno a portare avanti anche questi lavori, perché essendo tante gare vediamo di più i meccanici, i piloti alle gare piuttosto che in sede, e quindi continuiamo l'allenamento mentale, continuiamo l'educazione sull'alimentazione anche dentro i garage. Questa è un po' la caratteristica del lavoro fatto in Alfa Tauri, che ha portato a un traguardo veramente incredibile, quello di arrivare a essere terzi nella classifica mondiale della velocità del pit stop, superando anche la Ferrari, che per un team piccolo all'ultima gara sul filo di lana, che per un team piccolo come Alfa Tauri diciamo è un motivo di grande orgoglio. Quindi questo è un po' lo spaccato, Franco, in un giorno di Formula Medicine. Come vedi, ci sono tante attività, ci sono tante persone che si muovono, c'è tanta ricerca, ci sono tanti investimenti di tempo, di persone, anche di soldi. E questa, l'ultima cosa, la vetrina quella delle ricerche passate, dove ti vorrei far vedere qui sopra, questa fotografia qui sopra, dove potrai riconoscere un Ivan Cappelli giovanissimo al corso inaugurale dell'AXAI, il primo corso della federazione, il corso inaugurale. Selezionarono 10 giovani talenti, e quel talento col cappellino giallo e rosso è il sottoscritto, che pensava di essere un talento
e invece poi ha scoperto di essere solo lento senza il ta davanti, e quindi ho dovuto mollare la carriera. Qui sono qui mi cimento con una vecchia Formula Italia che era tenuta insieme con lo scotch, perché come tutte le scuse dei piloti, no? Cosa diciamo noi? Non avevo i soldi, quindi non avevo i mezzi, quindi ci trinceriamo dietro queste scuse. In realtà bisogna essere onesti che se non hai anche un bel piede pesante non vai da nessuna parte. Però diciamo, ho fatto le mie esperienze, che sono quelle che ancora utilizzo oggi per cercare di capire cosa succede a un pilota vero professionista, non al sottoscritto, al tra barretta lento. Quindi direi che abbiamo finito. Ah, c'è l'ultima cosa, ti faccio vedere la mini mental gym, Franco. La mini mental gym è una stanza che quando la mental gym è piena ci spostiamo qua, c'è un altro touch screen, c'è un altro computer e facciamo anche degli allenamenti col ping pong computerizzato. Il concetto è sempre lo stesso, cercare di fare un qualcosa ad alto ritmo gestendo le tensioni muscolari, perché sullo schermo davanti io ho i feedback di nuovo del mio consumo cerebrale e delle tensioni, quindi devo imparare a giocare molto veloce ma senza tensioni, insomma un po' come Forrest Gump nel film. Ecco, noi cerchiamo di portare i piloti a diventare dei piccoli Forrest Gump, e qui finisce un po' il giro. Riccardo, Franco, se hai io ti ringrazio tantissimo, perché è stato un giro molto molto interessante. Non ti nascondo che sono stanco dopo tutte le attività che mi hai fatto fare, però devo dire che è particolarmente interessante scoprire quante sono le attività che siete in grado di coprire. Quello che voglio fare in questo momento è invitare i nostri amici che hanno seguito questo video praticamente fino alla fine a farci delle domande su quali aspetti sono stati colpiti in maniera particolare, e da questo viaggio dentro Formula Medicine a Viareggio siamo in grado di iniziare una serie di analisi e di approfondimenti che porteremo avanti nelle prossime settimane in attesa che parta la stagione. Giusto, Riccardo? Esatto, volevo proprio darvi una visione, parlo al plurale perché ovviamente parlo agli spettatori, dare una visione completa delle nostre attività, che sono molto di più di quello che qualcuno può pensare, allenare il collo e i bicipiti dei piloti in palestra, sono molte di più, sono molto più ramificate, c'è tanta ricerca, c'è tanto studio in ogni settore, dall'alimentazione a quello mentale, a quello atletico, al prelievo dei parametri corporei, quindi degli strumenti per rilevare lo stress e tutte queste situazioni che a noi interessano molto. Perciò ci sono tanti temi di discussione, quindi siamo pronti a rispondere alle domande, purché siano facili, perché se andiamo troppo nel difficile poi magari ci perdiamo anche noi. Quindi, no, a parte gli scherzi, siamo disponibili, ovviamente, anzi sono tematiche che ci fa piacere condividere con gli spettatori, quindi rimaniamo in attesa di qualche feedback. Grazie Riccardo, grazie del giro in Formula Medicine. Amici di motorsport.com, come al solito cliccate la campanella così riceverete le informazioni dei prossimi video di motorsport.com. Grazie per essere arrivati fino in fondo, appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo. Ciao Riccardo! Ciao a tutti, ciao! Salutaci tutti gli amici della Formula Medicine. Assolutamente sì, grazie Franco, e poi ti aspettiamo qui in carne ed ossa. Verrò!